Ci sono due chitarristi che hanno veramente cambiato il mondo della chitarra elettrica, sì, Hendrix e Van Halen, ma anche Gilmour e The Edge. Due chitarristi che hanno fatto un sacco di ricerca sonora, ognuno nel loro ambito, e però hanno un minimo comune denominatore che è l'utilizzo del delay, non sempre, ma molto spesso utilizzano entrambi gli ottavi puntati, che sono un modo fighissimo per fare delle ritmiche e per creare degli incastri di chitarra che sono veramente unici. Questo è il tema del video di oggi, voglio spiegarvi come farlo partendo proprio dalle basi, dalle fondamenta. Sigla! E quindi che ho fatto? Sono andato su strumentimusicali.net, mi sono preso una Squier Classic Vibe tutta nera, un po' come le loro, no? Tra l'altro suona benissimo, questo è veramente un grandissimo strumento che sto pensando di tenermi. Molto molto bella, Classic Vibe come sempre serie incredibile. E poi ho preso un delay che vedete qua, il Mirror Image di Fender, perché ha una particolarità molto molto importante e permette di creare esattamente il suono che vogliamo noi con un piccolo di più rispetto ad altri in maniera molto semplice, per quello che l'ho preso. E proprio questo suono qua verrà in maniera molto molto easy. Come sempre, se vi va, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Molti di voi guardano i video ma non sono iscritti e ragazzi, stiamo arrivando a 100.000, quindi vi ringrazio fin d'ora per la fiducia di questi ormai 6 anni, perché nel 2017 è iniziato GasTube proprio con questa tipologia di video qua. Tra l'altro, come si usa quel pedale, l'altro ancora. In descrizione trovate anche tutti i miei corsi. In questo caso, se vi interessa questo argomento, Effetto Domino fa per voi, perché parla proprio di tutti gli effetti che vengono spiegati e come anche tra l'altro di chitarra, amplificatore e quant'altro, come creare una catena completa partendo anche magari dal digitale. Poco cambia, è sempre il pensiero che conta. Pensiero che facciamo anche oggi con questo delay, con l'idea che però lo potete replicare con qualsiasi. Questo appunto ha un piccolo trick che ci aiuta. L'idea è di passare da questo suono. Che è un po' insignificante, a dire la verità, a questo tipo di sonorità. Oppure se preferite. Questa sonorità qua in realtà ci sono un po' di modifiche da fare rispetto alla prima. Partiamo dalle fondamenta. Il delay è quell'effetto che vi permette di avere un suono ritardato rispetto a quello che avete suonato voi. Quindi sentite che ci sono dei suoni che arrivano dopo, ma io ho già smesso di suonare. Questa roba qua è utile perché la chitarra senza il delay e senza generare quelli che si chiamano effetti di ambiente è molto secca. Cioè non c'è niente che ci gira intorno, no? È un po' tanto diretta. Questo ci permette un po' di creare ambienti e un po' anche di giocare, come stiamo facendo in questo tutorial. Allora, partiamo dalla base. Come si setta il delay? Innanzitutto per avere il tempo del brano, perché questo è molto importante. Altrimenti voi mi potete dire sì, ho capito, ma io ho un altro delay, come faccio? Ora vi spiego. Dunque, la prima cosa importante da fare è, se avete il tap tempo, picchiettate il tap tempo. E siete a posto, perché a quel punto il delay è già settato con il tempo giusto per il brano che state suonando. Se non avete il tap tempo, potete utilizzare questa tecnica che vado a illustrarvi. Allora, tolgo questo che è la nostra magia di cui vi parlavo prima. E noi, cioè quello che ho fatto io è stato dire, ok, quindi qual è la velocità del brano? Più o meno è ta 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 ta. Aumento il feedback, così aumentano le ripetizioni. Ci sta, no? Questa roba qua ci permette di avere sostanzialmente il suono corretto del delay perché è perfettamente a tempo. Ora proviamo a suonare e vediamo cos'è che salta fuori. Ok, c'è del delay, ma non è quello che stiamo cercando noi, no? Perché non è quello che cerchiamo noi? Perché non è sugli ottavi puntati. In questo momento lui sta facendo i quarti, li abbiamo appena contati. Ta 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 ta. Non è quello che vogliamo. Con questo delay, in realtà con molti altri, potete andare a selezionare una velocità
delle ripetizioni fissata. In questo caso lui parte dai quarti che gli abbiamo appena fatto sentire e pigiando, cioè spostando in su questa levettina, vedete che c'è scritto ottavo puntato, attiva direttamente la sonorità dell'ottavo puntato. Sentiamo come, che è quello che vi ho fatto sentire prima. È giusta, esattamente la sonorità che cerchiamo noi. La figata che ha questo delay è che lui non è che cambia il vostro quarto in ottavo puntato, aggiunge l'ottavo puntato. Sentite qua, non è un solo delay. Sono due. Sono due diversi che collidono, si dice, creando questo disegno molto particolare. Questa roba qua. Questo è fondamentale. Diego l'ha usato un sacco, molto spesso usa due delay. Mi ricordo sui primi dischi addirittura lui usa due delay prima del Vox. Tant'è che io adesso sto utilizzando un amplificatore sull'orlo del breakup, un po' come fosse un Vox, e il delay è messo prima dell'ampli. Fine. Poi è vero, vengono sporcate anche le ripetizioni, ma lo faceva anche lui. In quegli anni lì mica c'era il send return. Quindi l'idea è, io sono andato ad aggiungere l'ottavo puntato insieme al quarto e li faccio collidere. Questa roba qua. Ed è fighissimo. Se poi la velocità di questo delay non è proprio quella che cerchiamo, la modifichiamo dal parametro del tempo, però più o meno adesso, insomma, per farvi l'esempio, direi che è corretta. Però ci sono un po' di cosine ancora a cui fare attenzione per creare quel tipo di sonorità lì. Primo, non sentite un po' di casino? Cioè, io sento tanto casino qua, raga, perché c'è proprio questo... Queste ripetizioni che sì, ce n'è tante, cioè... È lunghissimo questo delay. Il consiglio che vi posso dare è di abbassare il feedback di modo da avere soltanto una ripetizione. In questo modo è tutto più pulito. Questa roba qua. Ora, io qua, e faccio una cosa un po' barbara, abbiate pazienza, facciamo questa roba qua, ok, così si vede anche il riverbero. Vedete, ho un riverberino, a questo punto il suono è un po' secco, perché finisce subito lì. Aggiungo il riverbero. Fa un po' da pastone, no? Volendo si potrebbe anche mettere un po' di più. Fa un po' da pastone e ci permette di ottenere una sonorità un pochino più tonda, un pochino più morbidina. Questo è lo Sky Surfer di TC Electronic. L'ho trovato perché su strumentimusicali.net era non tanto caro. Ho detto me lo porto a casa, lo provo e va bene. Secondo me adesso l'ho lasciato su Spring. Poi volendo si può andare a modificare in questa maniera. E magari aumento un attimo, lo metto su All. Adesso è un po' tanto, però insomma è per farvi capire che l'idea è appunto di giocare un pochino con le varie sonorità e riempire un po' il suono. Torniamo però a bomba sul nostro delay e vediamo una cosa ancora molto importante, il level. Il level ora lo metterò a un quarto e il level è il volume dell'effetto. Sentite come non funziona così? Sentite che è bassissimo. Quando fate questo tipo di sonorità qua, è come se doveste incastrare due chitarre. Quella è la vostra chitarra di backup, una chitarra in più. Quindi il consiglio è di prendere questo level e spararlo bello alto. Ora, in questo caso, quando è più o meno a tre quarti, c'è la parità di volume. Vedete? Ogni tanto a tre quarti, ogni tanto a metà, ogni tanto al massimo. Sceglietelo in base a quello che è poi il vostro delay, quello che state utilizzando. In questo caso è così. Guardatevi il manuale. Dovete avere il volume, comunque, in generale, sentitelo anche orecchio, del delay uguale a quello del vostro, della vostra chitarra. Questa roba qua. Fighissimo perché sembrano due chitarre incastrate. Ora, forse...
a dire la verità, andrei ad aumentare anche un filino, in questa maniera molto punk rock, vediamo se riesco, appena appena, le ripetizioni. Appena appena appena, di modo da avere una sonorità un pelo più morbida. Lo stesso suono, però, passando a Gilmour, non funziona nel momento in cui suono questo. Sentite che si è chiuso. Io voglio che ci sia un po' più coda. Quindi il modo giusto per avere più coda è aumentare il feedback, cioè aumentare quanto a lungo ripete, quante volte il delay ripete quello che abbiamo suonato. Mi abbasso, feedback lo mettiamo qua e sto andando a tentoni, eh? Non è che ho il goniometro e so che lì è giusto. Provo. Perché secondo me è giusto? Perché mi copre lo spazio che c'è tra un tututum 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 e l'altro. Quindi tra una schitarrata e l'altra c'è uno spazio che viene coperto e si sente comunque sotto questa schitarrata che viene ripetuta un po' di volte senza lasciare la chitarra nuda e cruda sul, che sarebbe brutto. Quindi questa roba mi permette di avere appunto questa sonorità che non è mai ferma a un certo punto. C'è sempre qualcosina che muove sotto e che si incastra con quello che ho suonato io. Entrando nell'ultima parte, che è quella un pochino più tecnica, per così dire, voglio spiegarvi com'è che funziona effettivamente l'ottavo puntato. L'ottavo puntato prende il nostro suonato ad ottavi e lo fa diventare questa roba qua. Quindi due note diventano quattro. Perché lui cosa fa? Lui sposta di un ottavo puntato quello che stiamo suonando. Quindi la prima nota la sposta sull'ottavo successivo e un pezzettino dopo. E lo stesso fa con le altre, formando di fatto un sedicesimo. Ve la spiego un po' veloce perché qua, se non ci sono delle basi di teoria, non ci capiamo più, ma chi se ne frega, sostanzialmente quello che esce fuori è che si passa da questo a questo. Sentite che sono passato da a. Lo attivo. L'effetto è quello di avere taga 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 taga. Se al posto di farlo su una nota sola lo faccio su tanto, ottengo. Quello che io sto suonando è questo. Ma lui fa questo. Una figata, perché vi promette veramente di essere super mega creativi, tantissimo. Poi provatelo anche sugli assoli, perché è una figata e vi permette di avere una sonorità che non sempre, cioè che non dà fastidio l'ottavo puntato. Difficile che dia fastidio, io lo uso spessissimo proprio con la configurazione un quarto più un ottavo puntato. In questo caso vi consiglio di abbassare un po' il level, perché la regina deve essere per forza anche il feedback, quindi un po' meno lunghe le ripetizioni e un po' meno presenti. Perché questo? Perché la regina deve essere ovviamente la nostra chitarra, che deve essere a fuoco, però lo attivo. Però appunto le stiamo regalando un pochino di spazio. Questo è un modo semplice per creare un suono da solo, anche magari con un assolo un pochino più tecnico, o magari su delle corde un po' più alte.
una roba di questo tipo. Vedete che dà un pochino di ambiente, però in linea generale questo è come si utilizza l'ottavo puntato. Come detto, con questo delay in particolare che ho scelto proprio per questa particolarità enorme che ha dell'avere l'aggiunta dell'ottavo puntato al nostro quarto, otteniamo una sonorità molto simile a quella di The Edge e volendo anche di Gilmour, insomma quel tipo di sonorità lì. Se non avete questo, fa niente, lo potete fare comunque con il vostro, ma io vi consiglio questo delay qua perché è molto figo e secondo me vi dà un sacco di sonorità molto belle. Poi non sono andato nello specifico, ma ne ha veramente tanto, ci sono 6 suoni diversi, bla bla bla. Ci sarebbe ancora molto altro da dire, perché il delay è il mio effetto preferito, è quello che userei ogni giorno pure mentre mi cucino la carbonara, però questo è quanto. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, ringrazio strumenti musicali che come potete vedere qua dietro, non so se si vedono magari in questa seconda camera qua, sì, vedete che qua dietro, qua, ci sono un sacco di cose belle da provare, eppure qui ce n'è una, come faccio a indicarvela, qui, questa è un'altra loro cosettina che mi hanno mandato e le proverò nei prossimi giorni perché ci sono dei video nuovi in arrivo, quindi grazie come sempre a strumentimusicali.net per supportare il canale. Voi intanto, se volete supportare il canale, mi piace e iscrizione, noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao! E tu, mannaggia, quanto sei carino!